Gli albergatori delle 24 strutture ricettive associate all'UTR Abruzzo, Unità Territoriale Revenue, hanno tracciato un bilancio positivo della stagione estiva appena conclusa. Rispetto all'anno precedente, la rete ha registrato un aumento del 20% del volume d'affari nelle località di Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto, Sant'Egidio e Pineto. Il trend di internazionalizzazione è cresciuto con un incremento dei visitatori europei. Proprio il turismo è stato al centro del convegno che si è svolto presso il Palazzo del Mare di Roseto, un appuntamento volto ad approfondire lo stato e le prospettive del settore in provincia, fatto la presenza delle scuole superiori legate al turismo. All'evento ha preso parte anche il presidente di Federalberghi Abruzzo, Gianmarco Giovannelli, che però ha tracciato un bilancio in chiaroscuro per tutto il comparto. Alla fine abbiamo tentato di risolvere alcune questioni, possiamo dire che pensavamo peggio. Ovviamente le prospettive non possono essere queste. Oggi il turismo è un sistema economico che va valutato sotto vari punti di vista. L'aspetto aziendale è oggi preminente, oltre anche alla soddisfazione comunque della domanda. È chiaro che la famiglia italiana ha problemi seri, lo ha riconfermato il metodo ondoso delle prenotazioni e anche dei flussi che si sono susseguiti sul territorio. L'extraalberghiero è in crollo totale. Ribadisco quello che abbiamo detto sempre da almeno 20 anni: è necessaria una legge che certifichi, che qualifichi e che soprattutto identifichi questi flussi, perché qualsiasi azienda su una strategia non può non avere almeno il 50% del campione di quella domanda che sceglie quel prodotto e che sceglie quel territorio. Noi questo campione non lo conosciamo. Dal convegno è anche emerso che per il rilancio del settore è importante lavorare in sinergia tra mare e montagna e tutte le parti chiamate in causa. Perché il turismo è così. Il turismo è così e poi la nostra regione e soprattutto la nostra provincia è proprio fatta così. Cioè, noi non possiamo discostare un'area dall'altra. E poi adesso il turismo moderno, il turista si muove. Il turismo non è un turismo statico come magari poteva essere 30-40 anni fa. Il turista arriva, vuol vedere e vuol sempre vedere qualcosa di nuovo e noi glielo possiamo offrire.